praticamente io l'ho scritto per non disperdere una serie di aneddoti che credo possano servire a comprendere certi personaggi da un punto di vista diverso rispetto alla vulgata, no? E ci sono delle cose che caratterizzano un personaggio, perché non dovevo disperderle, allora le ho raccordate e ho scritto il libro per quello, cercando di evitare di fare l'autobiografia di me stesso, perché il rischio è il narcisismo, no? Che uno cerca di descriversi meglio di quanto è. Questa è una cosa che mi infastidisce perché è retorica. E quindi adesso, così scherzando, dico a tutti: no, io vi raccomando l'acquisto del giornale, ma vi esento dall'obbligo di leggerlo. Guardi, io devo anche dire una cosa, che non ho mai amato comandare, non mi è mai piaciuto e non l'ho fatto altro nella vita, per un motivo semplicissimo, che quando facevo l'inviato al Corriere della Sera, a un certo punto mi hanno offerto una direzione e io perché l'ho accettata? Non perché amassi fare il direttore, preferivo fare l'inviato, cioè il soldato semplice. Ma lo stipendio l'ho praticamente quadruplicato e io resisto a tutto meno che al denaro. Ma io penso che sia comunque un bel lavoro, anche se è un po' scaduto rispetto ad anni fa, ma non per colpa dei giornalisti, per colpa del sistema che si è deteriorato. Però è bello, insomma, perché scrivere significa vivere due volte in pratica e questo è un bel incentivo. Dopodiché, purtroppo, prestigio sociale è andato a farsi benedire, perché ormai se fai giornalista o fai poliziotto più o meno la stessa cosa. Le retribuzioni sono diventate ridicole. Quando io invece ho cominciato, parlo degli anni 60, e quindi più di mezzo secolo fa, io lavoravo in un ente pubblico, avevo vinto un concorso all'amministrazione provinciale, perché mia madre insomma, non poteva mantenermi all'università. Quando feci il primo mese come praticante, con meno di 3 mesi, quindi proprio lo stipendio basico, più basso, mi dettero 240.000 lire. Segnalo che con 480.000 lire, cioè il doppio del mio stipendio, compravo una 500, una Fiat 500, cosa che feci. Insomma, per dire. Insomma, uno che faceva il giornalista cambiava anche rango dal punto di vista economico. Oggi invece un praticante, a parte il fatto che non si assume più nessuno perché è più facile licenziare, ma col primo stipendio a malapena si compra una bicicletta. Questa è la differenza. Fa capire come sia difficile fare il giornalista e avere soddisfazioni economiche. Però se la passione è tanta, io capisco un ragazzo che dica: io me ne frego dello stipendio e voglio fare il giornalista. Poi si riesce anche, arrabattandosi, a guadagnare qualcosa. Io per esempio ho imparato a fare i contratti da Enzo Biagi, con il quale ho lavorato in televisione 3 o 4 anni. E lui era un maestro del guadagno e io sono stato molto attento, ho assimilato i suoi principi, li ho applicati. Forse non ho guadagnato quanto lui, ma neanche tanto di meno. E questo ti dà anche un minimo di sicurezza, no? Cioè, perché tutti schifano i soldi, poi quando non ne hanno uno in tasca vanno a rubare. E questo anche a me stupì molto, anche perché bisogna però dire che gli atti erano tantissimi, erano delle pile così di carte e nessuno era invogliato a leggere, anche perché noiosissime, scritte dai magistrati che spesso scrivono con i piedi, quindi non era una bella lettura invogliante. Se non che quasi tutti gli inviati a Napoli alla sera, per non annoiarsi più di tanto, giocavano a carte, a poker, queste cose. Siccome io non amo il gioco, perché io i vizi li ho tutti, meno quello del gioco, tant'è che penso che quello del gioco non sia un vizio, ma una malattia mentale, perché se fosse un vizio ce l'avrei. E quindi cosa facevo? Me ne andavo in albergo, accendevo un po' la televisione, noia mortale, e una sera decisi di sfogliare gli atti. E lì ebbi l'assistenza di Sancuno, non so se è anche il vostro protettore, me lo auguro.
E proprio l'occhio mi cade su una confessione di un tale che si chiamava Melluso, che diceva di aver venduto la droga a Tortora in una scatola di scarpe. E aveva consegnata questa scatola a Tortora in piazzale Loreto, piazzale Lotto. Non ricordava bene, perché poi effettivamente c'è un'assonanza, no? Lotto, Loreto. E poi lui ricordava che il giorno della consegna era stato il 5 maggio, e anche lì si può capire perché 5 maggio è una data che basta aver fatto le elementari per ricordarsi ai fu e con le balle. Però io, preso da scrupolo, ho telefonato al Corriere, dove c'era un archivista che era un mio buon amico, e gli chiesi di dare un'occhiata dove Melluso, questo Melluso noto criminale, si trovasse il 5 maggio di quell'anno. Lui dice, vabbè, adesso guardo. Un paio d'ore dopo mi telefona e mi dice, Melluso era detenuto al carcere di massima sicurezza di Campobasso. Lì mi si è aperto un orizzonte nuovo, cazzo, come si fa a non fare un controllo del genere? Di più, negli atti c'era anche la fotocopia di quelle agendine che un tempo, quando non c'erano i telefonini, avevamo tutti nel taschino della giacca con i numeri eccetera, e era riprodotta negli atti l'agendina di un altro pentito che accusava Tortora, che si chiamava Pandico, e lì in effetti c'era Tortora e un numero di telefono. Allora io che cosa ho fatto al mattino? Non certo di notte, ma al mattino ho preso il telefono, quello dall'albergo, ho fatto il numero di questo Tortora, e anziché rispondermi Tortora, mi risponde uno che parla, ma che cazzo vuoi? Ma chi sei? Ma mi scasso un cazzo! Era uno, non era Tortora, ma non avevano controllato. Ma vi rendete conto che assurdità? E da lì poi in poi ho pensato che lui fosse stato accusato ingiustamente, e la cosa venne fuori, ma dopo anni, fu una battaglia incredibile. È stato un caso clamoroso perché si chiamava Tortora, ma fosse stato Giuseppino Sangalli sarebbe ancora in galera. Questa è la cosa tragica della giustizia italiana. Tanto io sono convinto che ci vorrebbe la separazione delle carriere, che poi è una cosa che dicono tutti, ma la gente non capisce bene che cosa significa. Ma se, un'altra cosa assurda, i PM possono arrestare un giudice, ma un giudice non può arrestare un PM, quindi c'è uno strapotere della pubblica accusa, la quale andrebbe regolata anche a livello governativo, perché sì, l'obbligatorietà dell'azione penale, detta così, è una bella cosa, ma in realtà è una schifezza, perché consegna al magistrato uno strapotere. Allora, è giusto che i magistrati abbiano del potere, ma non tutto. E invece qui ormai noi siamo nelle mani dei PM. Io sono terrorizzato, io non parlo mai male dei giudici, ma non perché li stimi particolarmente i magistrati, ma perché sono terrorizzato da loro. Io quando vedo un giudice, naturalmente cerco di fingere, ma io me la faccio sotto. Io sono favorevolissimo all'abolizione del 41 bis e a tutte quelle norme restrittive che riguardano una categoria di detenuti. Secondo me chi ha commesso un reato e viene condannato al carcere deve subire lo stesso trattamento di tutti. Quindi è assurdo fare delle discriminazioni per i mafiosi, perché i reati dei mafiosi sono meno gravi di quelli di un rapinatore o di un assassino o di uno strangolatore di bambini. Cioè, non capisco che senso abbia, mi sembra anche anticostituzionale, e effettivamente la Corte Costituzionale sta esaminando la cosa, e poi soprattutto l'Europa si è pronunciata in favore di una normalizzazione, cioè i detenuti sono tutti uguali, come sono uguali i cittadini sono uguali anche i detenuti. Mi sembra così normale. Ma diciamo che io sono così nella vita come nel libro, però trovo irritante quando vengo invitato a un programma televisivo e qualcuno e mi fanno delle domande. Se uno ti fa delle domande, presumo che sia interessato alle tue risposte.
non fai neanche in tempo a cominciare a parlare che hai subito tre voci che si sovrappongono alla tua. Allora, una volta sopporti, due volte sopporti, la terza volta piglio, me ne vado e li mando a fanculo. Non so chi è più maleducato, se io o loro. Rizzoli era un intellettuale, non era un imprenditore classico, quindi non aveva la forza del temperamento tipico del padrone, non ce l'aveva, era una persona gentile, molto intelligente, e quindi io avevo abbastanza legato con lui, non che fossi diventato amico, però si facevano delle chiacchiere ogni tanto sulle scale dove lo incontravo. E quando fu incarcerato io rimasi un po' scioccato, insomma, ti mettono in galera le vittole per motivi che poi non si sono mai scoperti, ma aveva comunque pazienza. E quindi quando l'ho incontrato in carcere, siccome era stato lui ad assumermi, io avevo anche dei motivi di gratitudine nei suoi confronti, mi sono un po' emozionato, ma credo che anche per lui fu un attimo di commozione, ci abbracciamo ma non ci dicevamo praticamente niente. Sembrava un aereo a pedali, insomma, una cosa ridicolissima, e quindi, ed ero insieme con un editorialista del Corriere, tuttora attivo, che è Franco, Massimo Franco, e noi due eravamo terrorizzati perché l'aereo era praticamente in balia di una tempesta e eravamo convinti di precipitare, ci mancava solo di recitare il rosario e poi completavamo la scena. E poi siamo, mentre Pannella dormiva beatamente, russava anche un po', e a un certo punto e quel pilota lì che sembrava una macchietta non parlava assolutamente, gli facevamo delle domande ma lui non rispondeva. Quando abbiamo sorvolato Ustica, lui si gira e con un ghigno dice Ustica e fa così con lui. In quel momento veramente precipitiamo e sia finito questo incubo del viaggio. Poi invece arrivavamo a Palermo e io quando scesi feci come Wojtyła, il Papa, baciai la pista perché mi sembrava un miracolo di essere arrivato incolume a Palermo, una cosa pazzesca. E con Pannella però poi nacque un'amicizia molto profonda perché lui diceva di me che ero un Montanelli con un cilindro in meno, che è una battuta spiritosa, no? Mi ha divertito. E poi mi telefonava spesso a casa, alla domenica, e parlava solo lui, non ti concedeva neanche una pausa dove infilare una tua osservazione, non c'era niente da fare, parlava solo lui. E poi mi trascinava un po' alle sue manifestazioni a favore dei carcerati, eccetera. E diciamo che io andavo d'accordo con lui perché su certi temi dei diritti civili e umani eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi anche pochi giorni prima di morire lui mi fece una telefonata. Tra l'altro mi sembrava lucido e anche la voce era ferma. Poi quando è morto ci sono un po' rimasto male. Brera aveva tre marce in più rispetto a quasi tutti i nostri colleghi, perché era un uomo straordinariamente colto, ma era capace non solo di scrivere in modo comprensibile, ma anche suggestivo, perché poi parlava di sport, quindi era molto difficile, però lo sport diventava epica grazie alla sua penna, quindi io lo leggevo con grande ammirazione, se non che poi facciamo una grande polemica. Alle Olimpiadi a Milano io ero sfavorevole, lui era favorevole, ma a Milano non c'erano le strutture per ospitare le Olimpiadi, quindi gli facevo notare quello e lui mi ha un po' trattato male sul giornale, no? Polemica giornalistica. Allora io nella risposta concludevo dicendo: caro Brera, stavolta hai toccato il fondo della bottiglia, no? Era una roba così. E dopo io non l'ho più visto per un paio d'anni. Un giorno entro in un ristorante in centro a Milano, Corso Sempione, si chiamava Roberto, adesso non c'è più, entro e quando entro vedo un tavolo che c'era Brera, l'ho svicolato, mi sono messo diciamo un po' in disparte per non farmi notare perché mi cercava a continuare a litigare con un signore che peraltro stimavo.
E lui fece anche lui finta di non vedermi, se non che dopo 10 minuti arriva il cameriere con una bottiglia di mi pare fosse grignolino, di grignolino, e con un biglietto che diceva: caro Feltri, mi auguro che anche tu oggi tocchi il fondo della bottiglia. Era spiritosissima. Allora mi alzai, andai a ringraziarlo, ci stringemmo la mano e poi diventammo nuovamente amici. E cosa accadde? Che lui un giorno arrivò con 6 inediti, i suoi racconti inediti, io ero direttore dell'Indipendente, e me li regalò. Uno che scrive gratis non esiste al mondo, ma lui mi regalò questi 6, che io pubblicai a dispense per l'Indipendente, e presi 7.000 copie d'un botto e non le persi più. Quindi io anche in questo caso ho motivi di gratitudine e non me lo dimenticherò mai, anche se lui purtroppo, essendo morto, non gli posso più dire niente. L'amicizia nasce, diciamo così, dalla spontaneità. Quando non è condizionata, diciamo così, da interessi, allora fiorisce in modo spontaneo e rimane, non viene deteriorata. Naturalmente poi ci sono vari tipi di amicizia, per esempio io ho molte donne amiche mie e molti pensano che io in realtà sia un erotomane, ma io invece ho molto feeling con le donne, perché le trovo più divertenti della stragrande maggioranza degli uomini, che ti parlano solo di lavoro, ti parlano di politica, che mi ha rotto l'anima, e invece con le donne si riesce anche ad approfondire qualcos'altro, quantomeno mi incuriosiscono di più. E devo dire che le donne, anche qui nel mio giornale, mediamente sono più brave dei maschi, per una ragione credo abbastanza semplice: che adesso nelle università la maggioranza delle iscritte sono appunto donne, e quindi studiano di più, studiano meglio e automaticamente lavorano anche meglio, e se uno lavora bene tu hai subito simpatia nei suoi confronti, e questo si rafforza, questo concetto in me si rafforza di giorno in giorno. Penso che per la maggior parte delle persone la gratitudine sia il sentimento della vigilia. Poi, una volta ricevuto la cortesia, si dimenticano. Anzi, non so se è capitato di fare un prestito a un amico, eccetera, no? L'amico al momento ti ringrazia, felice, se ne va via con i soldi in tasca, e dopo questo naturalmente non si fa più vedere, e se per caso lo incontri per strada lui la attraversa e va sull'altro marciapiede. Questo per dire che la gratitudine, insomma, è molto volatile, mentre l'ingratitudine è una costante. Però è l'umanità, non è che io ce l'ho con uno o con un altro, è l'umanità che è così. Io personalmente invece vivo la gratitudine come se fosse un debito, e che devo saldarlo, e non sempre puoi farlo, e quindi conservo, diciamo così, dei ricordi bellissimi delle persone che mi hanno dato una mano, e mi è successo che qualcuno mi aiutasse. Un prete che era il priore della basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, la chiesa più importante, il quale era anche direttore della biblioteca Angelo, la più grande biblioteca che c'è a Bergamo, una bellissima biblioteca. Io, siccome non avevo, diciamo, molti soldi, e quindi andavo a studiare in questa biblioteca, se non che studiare da soli è difficile, no? Se non hai il sostegno. E questo prete, siccome mi vedeva sempre lì al tavolino, un giorno si è avvicinato e mi ha chiesto cosa facessi, eccetera. E io gli spiegai che cercavo di studiare da privatista mentre lavoravo. E allora lui mi disse: guarda, mi piacerebbe aiutarti. E infatti lui tutti i giorni, per 3 ore al pomeriggio, mi faceva lezione. Ora, se tu vai a scuola e hai 25 compagni, il povero professore si deve dividere per 25 e tu impari poco. Mentre invece, se tu hai lì un prete che ti rompe i coglioni
per 3 ore, tu sei costretto a imparare. Poi fra l'altro questo prete mi parlava o in bergamasco o in latino, per cui ho imparato sia il bergamasco che il latino, perché per forza sei obbligato. E questo signore, quando poi io feci la maturità, le cose andarono bene, mi raccomandò l'Eco di Bergamo, telefonò lui all'Eco di Bergamo, che è il giornale della Curia, il direttore era un prete, e gli disse: guarda, c'è un giovane, eccetera, se lo vuoi mettere alla prova, eccetera. E infatti entrai, e dopodiché cominciai a fare questo mestiere del cacchio. Ma perché io uso il termine terrone, allora sono antimeridionalista. Cioè. E poi il sud ti insegna tante cose, ti insegna una solidarietà che qui non c'è, un senso dell'amicizia, quindi dell'ospitalità, e soprattutto io ho vissuto, diciamo, in una situazione di miseria, era il paese, ma i miei zii che facevano gli amministratori di una grande azienda agricola invece avevano dei privilegi. E questo però io non lo vivevo come un'ingiustizia sociale, perché anche i poveri al sud hanno un atteggiamento molto dignitoso, molto dignitoso. E l'infanzia ha questo di bello, che ti accende la curiosità ogni 5 minuti, e io non avevo mai visto niente, quindi quel viaggio fu come andare a Disneyland. Io per il sud ho conservato, diciamo, grande affetto, non solo, ma la città dove mi sono trovato meglio, essendoci stato per 2 o 3 mesi, però bisogna avere qualche soldo in tasca, se no vivi male anche a New York, è stata Napoli. A Napoli io mi trovavo da Dio, perché anche lì c'è lo stesso spirito che c'è in Molise, e quindi stavo veramente come un principe. Se hai 2 soldi in tasca, a Napoli vivi come un pascià. Qualche fidanzata che non ho più visto. E tornerei il periodo migliore dai 35 ai 50 anni, che fai di più. Quello è stato un periodo molto importante, perché hai molte energie, hai voglia di fare, hai voglia di affermarti, hai veramente una grinta, e quindi quello fu un bel periodo. E coincise in pratica con la mia attività di inviato speciale al Corriere della Sera, è il periodo che ricordo con più soddisfazione. I gatti sono una passione che avevo fin da bambinetto, 4-5 anni, c'era una mia vicina di casa che aveva una gatta che periodicamente faceva i gattini, anche perché allora non esisteva la possibilità di sterilizzare le gatte, quindi era un casino di gattini. E io passavo i pomeriggi a accarezzare i gattini, mi piaceva da morire. Solo che crescendo, invece che perdere questa abitudine, questo di vedere in me diminuita la passione per i gatti, mi è aumentata. Per cui io provo una tenerezza infinita, ma non solo per i gatti. Io ho anche un'asina, ho qualche cavallo, ho sempre avuto cani, eccetera, e con i quali vado d'accordo, forse perché non parlano. Io temo sempre di annoiare, di raccontare cose tediose, però non solo li saluto, ma li invito a continuare a seguire questa emittente, che mi sembra particolarmente attrezzata e acuta.